Buongiorno ragazzi, benvenuti su un nuovo scintillante video. Oggi siamo qua nella seconda puntata delle tre giapponesi più iconiche del mondo. Ovviamente la mia seconda serie. E quindi oggi parleremo di una macchina veramente figa, veramente goduriosa e bella. Anche se all'interno si poteva mirare, però almeno fuori è bella. Ovviamente stiamo parlando di una coupé, stiamo parlando di una giapponese, stiamo parlando di un motore giapponese. E quindi stiamo parlando ovviamente della Nissan GT-R, una delle macchine sportive più amate dagli appassionati, ovviamente perché anche le versioni usate hanno poco mercato e ovviamente hanno anche poca valuta, e quindi si possono pagare prendere delle macchine che nuove costavano molto di più, però a prezzo anche dimezzato e di meno. Ovviamente questa macchina, nuova versione, ha un motore 3008 V6 con 570 cavalli, scatta da 0 a 100 in 2.8 secondi e raggiunge una velocità massima di 320 km/h. Questa macchina però, per il gran dispiacere per tutti gli amanti della Nissan GT-R, per tutti gli appassionati, non c'è più il mitico, e dico mitico, cambio manuale, ma c'è un cambio automatico a doppia frizione con 7 marce, che ovviamente questo 2.8 secondi con un cambio manuale non ve lo scordavate, dico sul serio, non potevate arrivarci, perché anche il miglior cambiatore del mondo, quindi il cambiatore più veloce, il cambiatore più fulmineo, se bisogna premere il pedale della frizione si perde molto più tempo rispetto a un cambio automatico, che la frizione, che il cambio è istantaneo e le frizioni vengono premute proprio in automatico alla velocità della luce. Poi parliamo degli interni. Questa qua c'è stato un grande miglioramento negli interni, perché al posto di avere soltanto strumenti analogici e la radio non digitale, mangiacassette anni 80, c'è uno schermo in plancia da 8 pollici, abbastanza rifinito. Si poteva fare meglio del software, almeno molti dicono che è abbastanza comodo, si poteva fare meglio, però stiamo sempre parlando di una Nissan GT-R, quindi non è che si compra una Nissan GT-R per l'infotainment, ma per il motore e per la filosofia che c'è dietro. Ovviamente dietro al volante ci sono strumenti analogici con un computer di bordo, normalissimo. I posti sono 5, le porte sono 2, però almeno in 4 si riesce a stare, perché 4 posti sono veri, non sono 2 più 2 e posti scomodi. E ovviamente c'è anche un giusto bagagliaio, per essere una coupé è sportiva, è anche abbastanza 300 da 315 litri, quindi è abbastanza capiente. Parliamo di prezzo. Una questione che ha fatto storcere il naso a molti appassionati, perché è lievitato tantissimo. Siamo arrivati a 101.000 euro, cioè con lo stesso stesso costo di serie vi comprate una Porsche Cayman GTS 4.0 abbastanza accessorata, quindi cioè, secondo me non ha tanto senso, però per chi è appassionato di giapponese può anche avere senso. Però con una versione abbastanza accessoriata si arriva anche a 112.000 euro. 112! Cioè, prezzo esorbitante, io non li spenderei mai per una Nissan GT-R. Ci sarà ovviamente qualcuno nel mondo che li spenderà, perché sennò l'avrebbero già tolta dal mercato. E sarebbe un peccato, perché comunque è una macchina che merita. Quindi che dire, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella delle notifiche per non perdermi mai un video, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram, il link vi lascio qua sotto, giù in descrizione, e quindi che dire, ciao ciao!